Iniziamo subito con le notizie dal mondo. Due orsi, Xuan e Mu, hanno passato insieme 17 anni di prigionia, rinchiusi in una cella al buio, senza mai poter vedere la luce del sole o interagire come due normali orsi. Ora sono tornati liberi. È successo in Vietnam, dove ancora centinaia di orsi vengono sfruttati per ricavare dalla loro bile l'acido urso desossicolico. Non solo plastica. I nuovi rifiuti prodotti dall'uomo, simbolo della pandemia, come mascherine e guanti in lattice, sono diventate trappole mortali che stanno minacciando la sopravvivenza della fauna. A sottolinearlo, uno studio condotto dai biologi del Naturalis Biodiversity Center. E adesso tocca a voi con i vostri video! Millie, mi sa che il bis non arriva. Hai ancora fame? Ehi, ma dove state andando? Cosa state cercando? Che bel gruppo di amici che siete! Terremotino, mi sa che ti sei ficcato proprio in un bel guaio! E ora guardate con me il prossimo video! Conosceremo un'associazione amica degli animali! Se anche voi volete mandarci i vostri video, scrivetemi a lucky@dallapartedegliannimali.it. Non dimenticate di seguire le pagine di Dalla Parte degli Animali sui social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. E poi ascoltate la nostra radio ufficiale, R101. Michela, mi fa male il pancino!